Salve a tutti e bentornati ancora una volta sul mio canale, qui sempre Adim che vi parla. Oggi sono in compagnia dell'amico Breccola a portarvi un tutorial per quanto riguarda il trofeo colpo di scena, ovvero uccidere lo slasher con la sua stessa arma, ossia con la motosega. Per conquistare questo trofeo sarà indispensabile affrontare i vari step dell'easter egg, di cui vi lascio i link in descrizione, arrivare alla boss fight finale e sconfiggere il boss stesso, come state vedendo proprio adesso dalle immagini. Una volta che avrete ammazzato il boss e completato in maniera corretta l'easter egg, vi recherete nei sotterranei allo spawn iniziale, con più precisamente, diciamo, dove c'è lo zombie da accoltellare per fare soldi. Prenderete questa motosega, la sega circolare. Sarà indispensabile che ogni giocatore che partecipa alla partita ne abbia una, queste sono disponibili per tutti quanti, e una volta fatto questo andrete dove è collocato uno dei tanti fuochi sparsi per la mappa, entrerete in modalità rave categoricamente da un round superiore al 9, quindi dal 10 in poi, altrimenti lo slasher non spona. Se necessario, ascoltate le fate per prolungare la modalità rave. E una volta che sarà spawnato lo slasher, fate attenzione perché questo fa danni davvero enormi, quindi fate molta attenzione. E anche se è un modo poco elegante di ucciderlo, io vi consiglio di attendere che vi dia le spalle. Andrete vicino a lui con la motosega attivata e lo ucciderete con davvero molta molta semplicità. Vi ripeto che la motosega spawnerà unicamente se completerete l'easter egg. Una volta fatto questo, ecco che si sblocca il nostro trofeo. Se siete in compagnia, dicevo, di altre persone, di altri amici, attendete che anche questi vadano a fare quello che avete fatto voi, ovvero a gettare la borsa in un fuoco per entrare in modalità rave, così anche loro vedranno il loro slasher. Date loro il tempo per conquistare il trofeo. Una volta che avrete fatto tutto questo, avrete completato quest'altro trofeo, conquistato quest'altro trofeo, potrete utilizzare la motosega anche per fare round. Sebbene abbia munizioni limitate, comunque è davvero molto molto potente perché ammazza gli zombie senza neanche che questi vi tocchino, come state vedendo proprio adesso dalle immagini. Che altro dire, ragazzi? Se il video vi è servito, lasciate un bel like. Come al solito, vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E da Dime, da Breccola, un saluto. Ciao, ragazzi!